Ciao! Buongiorno, che bello è stare in maniche corte alle, boh, sono tipo le 10 di sera, una cosa così, senza morire di freddo, è bellissimo. Voi come state? Fa caldo da voi? Raccontatemi. Dunque, non siamo qua per parlare del tempo, nonostante io spesso divaghi in questo senso, ma siamo qua per fare parte di un review party, quindi di un evento di lancio di un libro che esce oggi, che è martedì 26 febbraio. In realtà non lo è mentre sto registrando, però quando vedrete questo video lo sarà. E stiamo parlando tra l'altro di un autore davvero molto famoso, che di nome conoscevo già molto bene, ma di cui non avevo ancora letto nulla. E ci tengo tantissimo a ringraziare sia la casa editrice che mi ha permesso di leggere il libro in anteprima, ma anche Luigi Nunziante di Everpop, il blog Everpop, che sicuramente conoscerete. Nel caso, comunque, vi lascio qua tutti i riferimenti qua sotto. Che appunto mi ha coinvolto in questo evento. Io sono stata felicissima di accettare di partecipare e ancora di più lo sono stata quando ho realizzato che il libro, insomma, mi era piaciuto moltissimissimissimo e quindi oggi ne parliamo. Vi lascio la copertina come al solito davanti alla mia faccia perché non possiedo la copia cartacea, ma sicuramente appena arriva la pecunia lo vado a recuperare in cartaceo perché è troppo bello, mi è piaciuta una lettura che mi è piaciuta tantissimo. E quindi ci tengo ad avere anche la copia cartacea. Devo spostare la luce, mi sa, vero? Ok, il titolo del libro, come avete visto nell'immagine, è La prossima persona che incontrerai in cielo. E questo un pochino fa presagire di che cosa parla il romanzo. C'è da dire che questo è no, non un vero e proprio seguito, ma è un romanzo che riprende alcune delle vicende, soprattutto a quanto ho capito, un personaggio di un precedente scritto, sempre di Albo. Che io tra l'altro ho acquistato quando ho saputo che avrei partecipato a questo review party, ma che non ho fatto in tempo a leggere, come il mio solito. Ehi! Hey. Per cui lo leggerò dopo, vedremo che esperienza sarà anche invertendo l'ordine degli addendi. Ok? Dicevamo. La prossima persona che incontrerai in cielo fa presagire appunto che ci siano una serie di incontri, di appuntamenti, vogliamo chiamarli così, tra personaggi, insomma, che sono in cielo, no? Io voglio dirvi una cosa molto, molto sinceramente prima di iniziare. Non posso dire che la storia che ho letto all'interno del libro di Albon sia originale, o meglio, fate attenzione perché non sto dicendo niente di negativo in realtà. Non è che la storia non sia originale, diciamo che gli avvenimenti e la trama, insomma, è tutto molto lineare e probabilmente la storia si avvicina a qualche cosa che abbiamo già precedentemente visto, sentito, letto e simili. Il bello, la parte peculiare di questa storia e dell'autore che l'ha scritta è proprio lo stile di scrittura ed è la caratterizzazione dei personaggi. La protagonista è una e si chiama Annie. E quello che le accade dà vita e dà succosità alla trama vera e propria del libro. Non è uno spoiler, vi dico subito che si parla di paradiso, quindi di morti, di persone che non ci sono più, e quasi tutta la vicenda si svolge in paradiso, per questo gli incontri in cielo. Mentre Annie è in paradiso e incontra tutte le persone che deve incontrare, Album ci dà una visione, devo dire più che completa, di quella che è stata la vita di Annie, perché ovviamente lei sta per fare tutti questi incontri in paradiso, come conseguenza di quello che le è successo in vita. Tra l'altro è venuta a mancare molto giovane, quindi è come se Album ci avesse dato un po' una motivazione, quasi una giustificazione della sua morte così prematura, no? Dandoci tutto un contesto, incorniciando il fatto principe all'interno di tanti altri fatti che si sono trasformati quasi appunto in un percorso, no? Nel percorso di Annie e tutti gli avvenimenti che l'hanno portata ad arrivare lì dove è in quel momento. Non so bene se dirvi di più della trama, perché comunque appunto è una storia che va scoperta leggendola, mi riesce difficile dirvi poche cose. Quello che dovete sapere è che Annie muore e che incontrerà cinque persone una volta che sarà arrivata in paradiso. Questo è quello
che si può dire senza fare eccessivi spoiler. La caratterizzazione sua, ma anche quella di tutte le persone che gravitano intorno a lei, secondo me è l'elemento vincente di questo romanzo, insieme alla chiave che Albom ha voluto dare a questo tipo di scrittura, ovvero quella empatica, perché la storia di Annie è molto commovente, sotto tanti punti di vista, sia quando si parla di lei ancora in vita, sia quando si parla di lei una volta trapassata. E quindi io credo che sia difficile per un lettore non empatizzare. Poi non lo so, se lo leggete fatemelo sapere e scrivetemi se avete empatizzato o meno, ma io penso che sia molto difficile non farlo. Perché quella di Annie alla fine è una storia di rinascita, è una storia di perdono, di vorrei dire autoanalisi, ma non dovete prenderla in senso freudiano, dovete prenderla in senso di esame di coscienza, no? Di accettazione del sé. Insomma, quando succedono degli eventi traumatici nella nostra vita, tutti noi, insomma, non vi è mai capitato di dire, caspita, sono proprio quando le perdi, è proprio quando perdi le cose che capisci quanto ci tenevi, piuttosto che è proprio quando ti succede una cosa così grande che impari ad apprezzare le cose piccole. Ecco, penso che la morale di questo libro sia un po' questa, almeno io l'ho interpretato così, l'ho vissuto così, e sono stata molto toccata dalla storia, in particolare dallo stile di Albom. Io sono entrata molto in sintonia con questo stile di scrittura, molto semplice, molto fluido, niente di complicato, ma allo stesso tempo molto impattante. Sono stata davvero contenta di leggerlo. Adesso non vedo l'ora di leggere il volume precedente, che ribadisco, non è strettamente correlato, ma leggermente correlato, e quindi di scoprire qualcosa d'altro e di incontrare questo fantomatico personaggio che, a quanto ho capito, è presente in entrambi i volumi. Io sento, l'ho finito di leggere veramente poche ore fa, io sento un po' un piccolo vuoto. Per cui vuol dire che i personaggi mi sono piaciuti davvero tanto, perché a parte che il libro l'ho divorato, l'ho letto, l'ho iniziato ieri, l'ho finito oggi, sono 200 pagine, non sono tante, però quando o la storia di un libro o comunque lo stile di un autore non prendono, anche se sono 200 pagine, io sono capace di tirarmelo fino alla morte. E invece questo è volato via davvero come un bicchiere d'acqua fresca, per quanto, attenzione, i temi trattati alle volte siano anche molto tosti, perché non è facile parlare di accettazione, non è facile parlare di accettazione dei propri errori, perché questa è una cosa che Annie farà tantissimo nell'arco del libro, e non è facile parlare di morte, ovviamente, per quanto la morte che leggerete dentro quel libro è appunto una chiave di lettura, non posso dire che sia metaforica, però ecco, insomma, lo capirete leggendo. Non posso dire troppo, non voglio dire troppo. Comunque, Albom è stato in grado di renderla davvero, non riesco a trovare un altro aggettivo diverso da quelli che ho usato fino ad ora, davvero tenero e davvero emozionante. E quindi ecco, sono ancora un po' così. Ho piangiucchiato anche verso la fine. Il finale è molto bello. Ribadisco, forse è già visto, forse l'avrete già visto, vi sarà già capitato di imbattervici. È vero, però non fatevi fermare da questo, perché ne vale la pena di non farsi fermare. Perché vale la pena leggere questo romanzo? Perché credo che instilli una goccia di positività, forse anche più di una, all'interno di ogni lettore. Ecco, sono proprio di buon umore. Mi sento appagata, non so come dire, quelle cose magari complicate da affrontare, ma che poi ti fanno dire: wow, l'ho affrontata, ce l'ho fatta e adesso voglio vivere la vita con uno spirito diverso. Ecco, mi sento un po' così, proporzionato ovviamente a quello di cui stiamo parlando, ecco, pesate le mie parole. Quindi io non posso far altro che consigliarvi di recuperare questo romanzo, consigliarvi di leggerlo il prima possibile e chiedervi di farmi sapere che cosa ne pensate, perché sono davvero molto curiosa. Soprattutto se avete letto qualche altro libro dell'autore, fatemi sapere quale, perché io li ho trovati spesso all'usato e in qualche caso li ho anche comprati. Ho comprato i miei Martedì col professore e un altro che non mi ricordo assolutamente come si chiama, sono delle edizioni vecchissime. Comunque, fatemi sapere se qualcuno di questi lo avete letto. Sì, l'italiano a quest'ora comincia a vacillare. E niente, io vi saluto, vi bacio, vi abbraccio e ci vediamo alla prossima.